Eder. Mech. Pallister. Cosa stava succedendo tra il binario nel 2 della stazione a partire dalle 23 del 30 agosto? Sull'altro binario c'era un'altra lavorazione, Girardin Gibin, da lontano probabilmente ha visto quello che credeva fosse il mezzo d'opera sull'altro binario. Invece era il treno a 160 km orari, dice un collega di Antonio Massa. È importante sottolineare che gli operai lavoravano la notte per 2,60 euro in più rispetto al turno diurno. Il video di Kevin Laganà, una delle 5 vittime, potrebbe essere stato girato prima delle 23:40, quando passa il penultimo treno e la circolazione è già ferma sul binario 2. Qui è attesa l'autoscala citata nel filmato del giovane. Il video dimostra che già gli operai erano sui binari e la chiamata, captata all'inizio tra Antonio Massa e un'altra persona, fa capire come ci fosse chi ne era informato. Su questo sta lavorando la procura di Ivrea per cercare di chiarire le responsabilità anche di chi non era in stazione, oltre che dei due attuali indagati, Massa e Andrea Girardin Gibin. Quello che nelle parole del dipendente Dirfi, intervistato in via anonima, ha fatto in tempo a tirarsi fuori dovrebbe essere proprio Girardin Gibin, come aveva confermato anche il suo avvocato Massimo Mussato, praticamente è stato sbalzato, si è buttato all'ultimo non appena ha visto il treno, aveva detto dopo essersi fatto raccontare la dinamica dal suo assistito. Intanto emerge un dettaglio inquietante su cui saranno fondamentali le analisi dei supporti informatici, cellulari di due delle vittime, e tablet in dotazione ai dipendenti di IRFI, sequestrati subito dopo la strage. Dopo l'incidente qualcuno avrebbe posto sui binari il DOB, il dispositivo di occupazione del binario che simula un'occupazione della sezione della ferrovia. Uno strumento fondamentale per la sicurezza degli operai perché manda un segnale alla rete come se ci fosse su un treno e quindi il treno in arrivo vede un segnale rosso e deve fermarsi. Eppure i macchinisti hanno assicurato che quella notte il segnale era verde. Capire chi e perché ha attivato il dispositivo dopo la strage potrebbe rispondere a molti dei dubbi sulle responsabilità di questa vicenda. Anche a questo servirà la consulenza informatica che la procura di Ivrea affiderà domani lunedì 11 settembre. Il disastro ferroviario di Brandizzo che ha causato la morte di 5 operai della ditta Sigifer di Borgo Vercelli, Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Saverio Giuseppe Lombardo, Giuseppe Aversa e Kevin Laganà, di appena 22 anni, è uno dei più tragici dei nostri tempi. I parenti attendono ancora le date dei funerali e desiderano piangere il proprio dolore sulla salma dei propri cari. Molti si sono presentati all'ospedale di Chivasso, ma la risposta dei medici legali è stata: non è possibile, per favore non insista. L'inchiesta sulla dinamica dei fatti è già avanti e il lavoro della polizia scientifica è quello di attribuire ogni resto a un corpo, ogni reperto a un nome. Per questo motivo la procura ha richiesto ai parenti di consegnare informazioni utili, come vecchie ecografie, foto di tatuaggi, arcate dentali e documenti che attestino impianti odontoiatrici. Due psicologi sono stati incaricati di accompagnare le famiglie durante tutte le operazioni, al fine di aiutarle a metabolizzare la richiesta e prepararle al dopo. Ci sono più di 1000 reperti da esaminare e solo l'esame del DNA potrà portare ad una maggiore precisione nell'identificazione delle vittime. Ma ci vorrà tempo, e questa è la triste verità che affligge le famiglie degli operai. La vicenda di Kevin Laganà, il più giovane delle vittime che aveva 22 anni, ha particolarmente colpito l'opinione pubblica. Il suo video testamento rimasto intrappolato nella memoria del profilo Instagram, lo ritrae scherzare sui binari pochi minuti prima dello schianto. Il padre di Kevin, Massimo Laganà, ha spiegato ai magistrati che se non avevano il coraggio loro di ricomporre il corpo di suo figlio, lui stesso sarebbe stato disposto a farlo. È come se fosse una parte di me. Ma ancora una volta,
è necessario attendere. Stasera alle 21 nel Duomo di Vercelli è prevista una veglia di preghiera per le 5 vittime di Brandizzo organizzata dal vescovo Marco Arnolfo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.